Proprio in questi giorni sono partiti i lavori del completamento del tratto 1 e tratto 8, ovvero del tratto di Marina Centro, che già molti riminesi hanno cominciato a frequentare e apprezzare. Parlo del tratto che va da via Beccadelli a Piazza Kennedy e poi il tratto dello Spadazzi a Miramare, che vedranno il completamento nella parte a monte. Fino adesso avevamo realizzato la parte in legno, la passeggiata in legno, e si completerà invece tutta l'area a monte, che avrà delle straordinarie installazioni, giochi per i bambini piuttosto che giochi d'acqua, e verranno anche implementate le isole fitness che tanto riscontro stanno avendo in modo positivo tra i nostri concittadini. E poi partiranno anche il tratto 2 e il tratto 3. Il tratto 2 è quello che va da piazza Kennedy a piazza Tripoli, Marvelli, e poi da piazza Marvelli fino a piazzale Benedetto Croce. Quindi insomma va avanti una grande rivoluzione dei nostri lungomari, della nostra città, per avere una città sempre più attrattiva e con lungomari degni di una città con la storia di Rimini. Tengo a sottolineare che anche a Rimini Nord si stanno per completare i lungomari, e quelli per inizio estate, per maggio l'obiettivo è di concludere tutto il rifacimento dei lungomari che vanno da Rivabella a Viserba, Viserbella e Torre Pedrera, così come per la zona di Marina Centro, il Parco del Mare a Marina Centro e a Miramare prevediamo per il fine primavera, inizio estate il completamento di questi lavori. In più per i tratti 2 e 3, ovvero da Kennedy a Tripoli e da Tripoli a piazzale Benedetto Croce, l'obiettivo è di fare le gare in primavera e poi partire coi lavori in modo assolutamente poco invasivo e modulare, per avviare comunque un percorso di rifacimento di quei lungomari che dobbiamo concludere entro l'anno 2021. Ma io credo che sia il completamento di un grande lavoro, 10 anni di lavori, dove siamo partiti con il sotto, con la realizzazione del sistema idrico fognario, il PSBO, insomma un sistema straordinario che ci è valsa anche una citazione da parte delle Nazioni Unite come simbolo, come esempio da seguire, come intervento svolto, e che andremo quindi a completare nei prossimi anni, e che si completa anche per la parte sopra con il rifacimento di tutti i lungomari. Io penso che davvero una città come Rimini, in questa fase difficilissima pandemica, comunque si farà trovare pronta nella fase immediatamente successiva, quindi in quella della ripartenza, di molti anni avanti rispetto a tante altre località turistiche, nostre competitor che si affacciano sul mar Mediterraneo.